Il Sinodo d'Amazzonia, con l'accoglienza dello spirito di paganesimo, all'interno della Chiesa e nella Santa Liturgia, è un tradimento totale dell'essenza del Vangelo di Cristo e di tutto il cristianesimo. È un trasferimento nascosto, ma ufficiale, della Chiesa di Cristo all'antichiesa di New Age. Questo momento di supremo crimine e tradimento richiede di togliere l'attenzione. E quindi il caos è stato messo in moto dalla questione sull'abolizione del celibato. Allo scopo di bloccare in anticipo la chiamata di Dio al vero pentimento e al rinnovamento della Chiesa. I profeti già appellarono al pentimento, soprattutto dal primo comandamento, cioè per i peccati di idolatria. Essi chiamarono il peccato di idolatria l'adulterio spirituale, e Dio per questo punì il popolo con le guerre e cattività babilonese. Quali sono le radici dello spirito di menzogna ed eresia che oggigiorno domina la Chiesa ed è incentrato su Bergoglio e il suo gruppo? Le radici risalgono per incontro sincretistico con i pagani in Assisi nel 1986. Fino al Concilio Vaticano II, e sono connessi alla corrente eretica del neomodernismo del XX secolo, del modernismo XIX-XX secolo e dell'illuminismo XVIII-XIX secolo. Questa corrente eretica che entrò all'interno della Chiesa cercò di fermare il Papa Pio X con l'enciclica Pascendi Dominici Gregis. Il suo motto era «Restaurare tutto in Cristo». La restaurazione del popolo di Dio avvenne in quel tempo, da un lato, attraverso la devozione del Santissimo Cuore di Cristo, i primi venerdì del mese connessi al pentimento, e d'altro lato, attraverso la venerazione di Cristo Re, soprattutto in Messico. A quel tempo, 1929, numerosi cristiani rimasero fedeli a Cristo anche a costo del loro martirio. Nell'elenco degli eretici modernisti, nel 1911, era anche il professore Angelo Roncalli, il futuro Giovanni XXIII. Dopo la morte di Pio X, il rinnovamento della Chiesa gradatamente rallentò. La corrente velenosa del modernismo iniziò a progredire di nascosto. Durante il pontificato di Pio XI, Roncalli fu inviato de facto per una punizione come un visitatore in Bulgaria e poi in Turchia. Ma poi soffiò un altro vento e l'eretico nascosto Roncalli divenne Papa Giovanni XXIII.
I cardinali come se fossero paralizzati e incapaci di rispettare che secondo la bolla dogmatica di Paolo IV, uno che in passato era eretico non poteva più ricoprire cariche nella Chiesa. Se è eletto un eretico, l'elezione è invalida, anche se è stato eletto all'unanimità come Papa. Tutto ciò che un eretico fa è invalido e illegittimo, afferma la bolla. Lo spirito d'apostasia che con la venuta di Giovanni XXIII salì al potere colse l'occasione e fu convocato il concilio con lo slogan aggiornamento, adattamento al mondo, cioè l'opposto del pentimento. Lo spirito del mondo fu accolto all'interno della Chiesa. E lo Spirito Santo fu gradualmente espulso. L'apostata Bergoglio porta oggi al culmine i frutti avvelenati attraverso il Sinodo dell'Amazzonia. Il Concilio è stato obbligato a risolvere il problema attuale, vale a dire denunciare e condannare di nuovo diffuse eresie del modernismo. Il Concilio non ha fatto questo passo essenziale e con il suo silenzio ha di fatto creato uno spazio per l'invasione di corrente eretica. E questo è un crimine. La corrente eretica rappresentata dal protestante Bultmann è entrata nella Chiesa cattolica. Giovanni XXIII ha nominato i teologi liberali come moderatori del concilio. A quel tempo, grazie ad una sana atmosfera nella Chiesa cattolica, il concilio non ha potuto fare ciò che Bergoglio sta facendo oggi. Tuttavia il Concilio ha costruito i pilastri di base per la graduale apostasia di massa e decadimento della Chiesa. Pertanto, fare oggi riferimento all'autorità del Concilio Vaticano II contro l'attività eretica di Bergoglio è ridicolo. E li si considera il vero interprete e realizzatore del Concilio Vaticano II. E lo è davvero. Il fatto che il Concilio contenesse alcuni documenti ortodossi non cambia nulla sul fatto che lo spirito fosse già apostatico e il programma eretico. Ciò è dimostrato in particolare dal decreto Nostra Etate, Dignitatis Humanae e altri. Attraverso i termini ambigui e silenzio, il Concilio ha dato spazio alla corrente eretica del neomodernismo. Lo spirito dell'eresia arrivò alle scuole teologiche e le verità fondamentali della fede iniziarono a essere negate. Inoltre il Concilio attraverso il decreto Nostra Etate ha promosso un nuovo spirito, lo spirito del paganesimo,
per entrare nel vuoto dell'incredulità e dei dubbi. Ora, secondo l'esempio del Sinodo d'Amazzonia, dobbiamo già adorare gli idoli, i demoni e il diavolo stesso, anziché il vero Dio. Affinché avvenga il vero rinnovamento e la riforma della Chiesa, il Concilio Vaticano II deve essere proclamato eretico, cioè tale come era davvero. I tre cosiddetti santi papi, Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, devono essere dichiarati postumamente come gli eretici e ufficialmente esclusi dalla Chiesa. La loro canonizzazione è invalida perché è stata proclamata dall'eretico palese e apostata Bergoglio. Quali sono gli argomenti per escludere tre papi dalla Chiesa? Giovanni XXIII ha programmato il processo di rivoluzione all'interno della Chiesa sotto il motto aggiornamento, cioè adattamento al mondo. Non ha fatto ciò che era obbligato a fare, opporsi alle eresie del neomodernismo. Papa Onorio, che rimase in silenzio sull'eresia del monotelismo e fu postumo escluso dalla Chiesa, aveva una simile colpa. Negli anni Sessanta scoppiò l'invasione dell'occultismo e con esso pure del paganesimo. L'induismo si diffuse attraverso lo yoga e il buddismo attraverso la filosofia orientale, la meditazione e le arti marziali. Questa corrente del neopaganesimo ha massicciamente trascinato i cristiani disorientati sulla strada falsa della spiritualità fasulla. Giovanni XXIII non ha reagito in alcun modo. Questo è un crimine. Inoltre, per lo spirito d'aggiornamento, ha aperto la porta verso l'interno della Chiesa a questi correnti velenosi. Giovanni XXIII si rifiutò di rivelare il terzo segreto di Fatima riguardante il decadimento interno della Chiesa, che lui stesso iniziò. Paolo VI abusò dell'autorità papale per manipolare i documenti finali del Concilio e poi per approvarli. I documenti contenevano eresie esplicite e nascoste, codificate nelle formulazioni ambigue. Così commise un crimine contro Cristo e la Chiesa. Durante il suo pontificato fu obbligato ad opporsi alle diffuse eresie del neomodernismo e del sincretismo con il paganesimo. Non lo fece. Questo fu un altro crimine. Oggi stiamo raccogliendo i frutti. Paolo VI promosse i prelati immorali in posizioni chiave e coprì i reati morali. Non è scusato neanche dalla sua enciclica che sostiene il celibato sacerdotale, né dall'enciclica Humanae Vitae che condanna la contraccezione. Giovanni Paolo II, nel 1983, approvò il nuovo codice del diritto canonico, con il quale ammise, di fatto, i massoni nella Chiesa e in posti chiave nella Chiesa.
convocò un incontro sincretistico con i leader pagani ad Assisi del 1986. In questo modo fece un gesto come se le vie pagane dell'adorazione di diavolo fossero equivalenti alla via di salvezza che il Figlio di Dio, Gesù Cristo, acquistò sulla croce. Questo è un crimine estremamente grave. In tal modo stabilì anche un precedente per l'intera Chiesa per legalizzare il sincretismo con il paganesimo e per eliminare la missione autentica. Attraverso l'incontro di Assisi incarnò l'eresia contenuta nel documento Nostra Aetate del Concilio Vaticano II. Non si oppose alla diffusione di massa delle eresie neomoderniste contenute nel metodo storico critico. Questo metodo nega tutti i miracoli contenuti nella Scrittura, l'ispirazione divina della Scrittura, la divinità di Cristo, il suo sacrificio redentore sulla croce per i nostri peccati e la resurrezione storica e reale di Cristo. Se nell'ufficio del Papa tacque su queste eresie che distruggono la Chiesa, ha una terribile responsabilità per i loro frutti mortali. Era obbligato a difendere la fede e la morale. Giovanni Paolo II, inoltre, non solo coprì i crimini della pedofilia omosessuale, ma emanò anche un documento segreto che vietava ai vescovi di opporsi radicalmente e apertamente a essi, come pubblicato dai mass media polacchi. Do 2001 roku i o tym się nie mówi. Powszechnie obowiązywała inny dokument w kościele na temat pedofilii i nazywał się Crimen Solidationis, tak. Który był tajną instrukcją instruującą biskupów do trzymania przypadków pedofilii w ukryciu, w tajemnicy. Przecież to obowiązywało do 2001 roku, 20 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Czy to nie jest kompromitujące? 20 lat obowiązywała doktryna ukrywania przypadków pedofilii w całym kościele na całym świecie. Od 2001 roku przez kolejne lata pontyfikatu obowiązywała odwrotna doktryna, jakby i papież o wszystkim wiedział, ale nic nie zrobił, albo zrobił bardzo niewiele. Dziesiątki lat zaniedbań. Czy to nie pozwala myśleć o weryfikacji świętości papieża, ponieważ obowiązywał dekret tajny nakazujący ukrywanie tych przypadków. Oggi raccogliamo i frutti della sua attività. Bergoglio sa di aver poco tempo. E quindi nei prossimi giorni vuole dichiarare vincolanti i paradigmi eretici del Sinodo d'Amazzonia e allo stesso tempo l'abolizione del celibato. Abusa dell'autorità papale, che tuttavia non le appartiene, perché è un eretico e apostata. In questo stato di impotenza, il Patriarcato Cattolico Bizantino, come una voce profetica, ha fatto un passo salvifico proclamando in modo straordinario l'Arcivescovo Viganò il Papa legittimo. Ma l'eretico Bergoglio, che occupa il papato, continua in modo fulmineo a compiere i passi irreversibili per distruggere la Chiesa.
si sforza di attirare sotto la falsa obbedienza i vescovi cattolici nell'antichiesa di New Age. L'arcivescovo Viganò sta tacendo sull'elezione del Papa. Deve attendere il sostegno aperto dei vescovi coraggiosi e coscienti che si uniranno a lui come Papa. Il loro obiettivo comune deve essere la salvazione dall'apostasia di massa, già programmata da Bergoglio, la quale proclamerà nei prossimi giorni. Rimane poco tempo. I credenti devono rendersi conto che si tratta della loro salvezza, salvezza dei loro figli e nipoti. È venuto il tempo che preghino per i vescovi. E li incoraggino personalmente o con le lettere al passo decisivo, cioè di separarsi dal Papa invalido. Che si mettano da parte del nuovo Papa ortodosso.